Ehi, oggi si parla di Things Don't Always Go The Way You Plan di Flume. Mixtape di Flume. Ora, qualcuno ha detto effettivamente che l'ultimo mixtape era per l'appunto Hi, This Is Flume, che è un album pazzesco, uno dei miei album preferiti, lo adoro, Flume lo amo soprattutto per quell'album lì. Questo qua è vero che è un mixtape, ma secondo me non deve essere considerato come un album, perché effettivamente non è un album. Reputo più come un regalo, diciamo, che ha fatto Flume, che ha voluto comunque fare uscire un paio di canzoni che non aveva fatto uscire in precedenza, o perché non erano pronte, o perché non gli piacevano abbastanza da mettere un album, o perché appunto gli album non erano per quelle canzoni lì, magari erano belle, ma non ci stavano bene nei suoi album, e che ha voluto un po', diciamo, rimasterizzare, un po' remixare, diciamo, metterla a posto e pubblicare un po' come un regalo. Ho detto, io vi faccio sapere, ho fatto anche questo, secondo me sono canzoni carine, ascoltatevele. Secondo me, appunto, è così, non deve essere considerato come un album, perché sennò appunto, cioè, si sente come un album. Se l'ascolti, sono canzoni, cioè, varie, dal 2012 addirittura, però quasi tutte sono 2018, 2020, quindi il suono, a parte che ovviamente è diversissimo, e poi comunque sono messe a mo' di compilation, quindi di playlist, quindi non è che c'è una vera sequenza, lo senti che comunque non è veramente un album, non sono messe nell'ordine giusto, nella scaletta, non è fatta neanche mai la scaletta, però si sente che comunque non può essere un album, sono troppo diverse le canzoni tra loro, quindi non puoi ascoltarlo secondo me come un album, lo puoi ascoltare appunto come una playlist, una cosa, canzoni non mai fatto uscire, anche se le possiamo ascoltare, così bisogna ascoltare questo album, se no effettivamente rimani, non dico deluso, però comunque si sente che non è un album. Ecco, se lo ascolti com'è, cioè un album di un regalo, diciamo, ascoltatevi anche questo, è già molto meglio. Intanto partiamo fortissimo, e quello è, ti trae in inganno, perché si parte fortissimo con Counting Sheep, con gli Injury Reserve, e dici, cazzo, che roba, questo è proprio stile mixtape Hi This Is Flume, cioè così una bella base cattiva con gli Injury Reserve che rappano, bellissimo, davvero molto bello. La seconda anche carina, anche se io avrei invertito, avrei messo la seconda come prima canzone, perché ci sta meglio come intro. È una canzone molto carina anche quella. Inizialmente forse c'è una mancanza di basso, nel senso che servirebbe un po' più di. Però comunque è una canzone comunque molto carina. Glitch, stesso tipo stile Flume, comunque molto glitch, questo drop glitch, carino. Poi, cioè, secondo me l'unico veramente problema dell'album è Why, che è la canzone Why, perché tutte le altre canzoni sono praticamente 2016, ma quasi tutte 2018 e 2022. E questa qua è 2012. Allora, Flume ha cambiato tantissimo lo stile di produzione dal 2012, già 2016, anche adesso è cambiato, però è molto più simile al 2016. Dal 2016 in poi, più o meno, è stato comunque, è migliorato, magari c'è, cioè, tutto quanto, però lo stile era quello. Nel 2012 era un po' diverso, era un po' più future bass, era diverso sia come genere, ma come stile di produzione. E si sente, quindi nell'album, quando l'ascolti, senti questo, effettivamente cambio, cioè, sono una canzone che è prodotto 2018-2020, e poi senti palesemente che non c'entra niente con l'album Why. Quindi sì, non è brutta e non c'entra niente con l'album. Quella è l'unica cosa un po' che mi devo. La critica che voglio fare è quella. Why non sta molto bene nell'album, diciamo, perché si sente proprio che è una canzone con uno stile che Flume ormai ha abbandonato, perché è migliorato, non per altro. Perché poi magari è migliorato, ma ha fatto album peggiori, però comunque come tecnica si sente che è palesemente migliorato. Poi si va bene. Un album mo molto ambient, nel senso che non ci sono solo proprio canzoni drop stile, proprio canzoni che vanno e magari si alzano, sono dei crescendo, ma comunque molto ambient, molto, cioè, c'è il glitch, c'è tutto quanto, molto carino come produzione, però comunque è molto ambient, e canzoni anche spesso che potrebbero anche fare delle colonne sonore per qualche film, perché sono veramente carine, e l'ho apprezzato in realtà questo stile un po' più canzoni ambient, tutto così. Ecco, cioè ovviamente sono tante canzoni ambient, però comunque ci sta. Poi One Step Closer non è stata molto apprezzata con Panda Bear. Non, secondo me è molto bella, effettivamente, perché quando uno fa EDM si aspetta sempre lo stereotipo che deve esserci un crescendo e il drop. Deve sempre esserci il drop. Però non è che c'è scritto, cioè si chiama Electronic Dance Music, EDM, no? Quindi non per forza deve esserci il drop. E questa canzone lo dimostra, è una canzone molto bella, non c'è il drop, ma che problema c'è? Mica tutte quante le canzoni hanno il drop, le canzoni rock, tutto quanto. Magari c'è un momento che l'ha solo, però mica c'è sempre il drop, no? E qua, in questa canzone carina, io non capisco perché non sia molto piaciuta. È una, secondo me, molto bella questa canzone One Step Closer.
Ad ogni modo, poi finisce molto bene perché dopo One Step Closer c'è Spoke to Aliens Finally e Things Don't Always Go the Way You Plan, la canzone che dà il titolo all'album. Le ultime due canzoni, secondo me, sono bellissime. Sono anche questo stile ambient, ma sono veramente molto, molto belle. Quindi, un bel modo per concludere l'album. Anche se non è veramente un album, come penso io, però io sono felice. Ringrazio Flume perché, comunque, a me piace ascoltare sta roba qua. Perché anche quando fai gli album commerciali. È vero, non è il massimo, io vorrei sempre comunque Heidi si Sploom, però cioè, io mi diverto a sentirlo, mi diverto perché non è mai banale, ha sempre delle trovate interessanti, non è mai scontato e io proprio mi diverto ad ascoltarlo, le mie orecchie si divertono ad ascoltare le sue intuizioni, i suoi cambi di tempo, quando no, non mette la batteria quando deve metterla, la mette un secondo dopo, quindi ti dà quel senso di glitch, quella cosa molto figa, quindi io mi diverto a sentirlo. Ad ogni modo, questo è un album che io do un 7. Gli do un 7 perché comunque, appunto, come hai detto, io mi diverto ad ascoltare Flume. Non è un grande album, non è veramente neanche un album, però 7. Io mi diverto e non ci sono veramente degli errori, è fatto bene, alla fine le canzoni sono carine. È una playlist perché non è una scaletta, però la scaletta è fatta, potrebbe essere fatta meglio, però comunque un bell'album, grazie. Io se siete arrivati fino a qua potete lasciare un mi piace, un non mi piace, iscrivervi al mio canale e se volete andare pure su TikTok che lo trovate in descrizione. Ciao, ciao, ciao!